Eccoci, allora vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Allora, vediamo un attimo. Quello che ci piace di più. Vediamo un attimo. Gioiello, amore, qual è quello che ti piace di più? Mettiamo questo. Ok. Non vedo ancora la Nunez. Cosa state scrivendo? La Nunez è qui. Sono io, non vedo la Russic ancora. Dov'è la Russic? Allora, vediamo un po', mettiamoci qui. JL, guarda chi c'è. Eccoci. Allora, le catanese di Licia Nunez. Dov'è la Russic? Addirittura in un minuto siamo arrivati a 1147. Russic del mio cuore, dove sei? Sono qui, vediamo un po'. Allora. In attesa di Rita Russic. Oh, finalmente! Io ti scrivo, sono qui, eccomi, eccomi, hello! Stai, amore mio? Bene, tu? Fammi Guarda chi c'è, aspetta, guarda. vedere. Guarda chi c'è. Fammi vedere quei Guarda noiosini. Uffi, che chi c'è. belli! Sì, fammi Hai vedere. Sì. visto? Quanto abbiamo parlato di lei in casa? Tantissimo. Uffi, Nina, vieni a conoscere qui un'amica. Avanti, vieni a Guarda. conoscere un'amichetta. Vieni. Guarda chi c'è qui, una pigrona. Guarda, guarda, guarda Eccoci. chi c'è. E la Nina? Guarda chi c'è. Eh sì, guarda, Eccoci. l'ho dovuto metterla con la Nina, sai? Guarda. La Nina. Ah sì, la Nina vuole le Amore. collane, capito? Tutte queste cose così, vero? Vuoi dare un Amore, vedi? bacio? Lei è la Un Nina. bacio È bella la alle Nina, nostre eh? amiche. Ciao amiche, ciao amiche, ciao amici. Ciao Amore. JL. Ciao Licia. Le Ciao Nina. nostre cagnoline. Quanto ci sono mancate nella casa? Di la Da verità. morire, da morire. Mamma mia. Sì. Opla. Veramente, guarda, veramente. Da Adesso sta morire. sempre appiccicata come una piccola ombra, capito? Non mi posso Ombra, muovere che sì. tac, Sì. tac. È così anche per me. Allora, la Nunez del mio cuore, ti dico solo una cosa, che Dimmi. praticamente in 2 minuti di collegamento stiamo a 1500 persone. Uffi, tutti che ci Così. vogliono bene. Approfittiamo allora subito a salutare tutte le Allora, nostre fan. Io c'ho un elenco. salutiamo un po' di persone qua, Sì. anzi, qui veramente ci chiedono di, vabbè, abbiamo di tutto di più qui. Allora, vediamo un Io po'. voglio salutare intanto i miei fan club, quelli Russici del cuore, qui Rita Russic, Russici del mio cuore, Rita Russic Crew, Rita Russic del mio cuore, Queen Russic, Rita Giusto. Russic Fanpage, Rita X Russic, Lele Sacher, Carmen 8G, la bimba della Russic, sosteniamo Rita Russic, Io devo Ani salutare Provoloni. Licia Nunez Quanto. Official Group, poi devo salutare Licia Supporter, Licia Crew. Vabbè, qui ce ne sono tante in realtà. Tante che ci vogliono bene. Guarda, è stata una bellissima scoperta. Ecco, una delle cose più carine e più interessanti e più belle del Grande Fratello è questa vicinanza
che ci ha dato con delle persone che non immaginavamo neanche ci potessero così rimanere affezionate, no? È vero. E questa è la cosa più bella, ci scriviamo, allora io chiedo delle cose loro, loro chiedono, io chiedo dei consigli e loro mi rispondono. È un importante punto di vista, soprattutto perché sono persone che ti seguono, ti stimano e quindi vogliono per te il massimo. Allora è bello sentire cosa ne pensano di Sì, ma qualche anche cosa. perché all'interno della casa tu non avevi la percezione di quello che accadeva fuori. No, per E niente. quindi anche tutto questo amore, questo affetto delle persone che scopri poi quando esci dalla casa. È Sì. normale che non puoi piacere a tutti, però è bello sapere che ci sono delle persone che ti hanno capita e ti Sì, che pi hanno però piace a compreso. tanti, piace a tutti, ma piace a tanti. Ma Questo piace è a tanti, bellissimo. sì, è È vero, bellissimo. hai ragione. Scusa, Senti, Licia, Licia, ma quanto ci siamo divertite? No, guarda, E io quindi devo dire sì. la verità, io ho adorato, io sono, allora, non so se avete capito, una un po', anche un po' precisina, no? Mi piace fare le cose. No. Allora, no, non hai capito. Licia Pageant, sergente, hop, 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 hop. Quindi già all'inizio siamo state subito sul cacchio perché, allora, facciamo tutto l'elenco di chi pulisce questo, chi pulisce questo, chi pulisce questo, chi fa questo, chi cucina questo, chi fa questo. La Poi spesa, la ora vogliamo spesa, parlare della capisci? spesa. Sì, la spesa. Allora, in 20 persone tutte che vogliono, allora non mi prendi questo per piacere, il caciocavallo, quello, quella, no, quello no, è salsiccio. E le salsicce, ti prego. Insomma, poi tutto il superfluo delle cannoli, no, i cannoli no, quelli non si Ragazzi, potevano. tutto questo con 20 euro a persona. 20 Mamma euro a mia, che persona, immondo. fatica! Però siamo state brave. È stata una bellissima esperienza quella della spesa. E Sì. poi, guarda, per punizione, perché poi abbiamo fatto questo Grande Fratello, ma siamo usciti e praticamente stiamo vivendo un altro Grande Fratello. All'interno delle nostre case, dei nostri appartamenti, eccetera. E quindi mi è rimasta la condanna di cucinare, perché cucinavo lì, cucino pure a casa. Dai, allora con Buon Oroge, lavoro, per Zella. fortuna ho scoperto questo Oroge, guarda veramente, perché trac, 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 5 minuti. Chiaramente non faccio solo quello, questo è chiaro, però a volte quando hai fretta così oppure non hai voglia. E vuoi mangiare sano e non hai voglia di fare altre cose, ti risolve. Meno Ti male che c'eri risolve. tu, E. Rita. Meno male che c'eri tu. Meno male che c'eri tu. Per Mamma mia. Sì, sì, me sì, sei sì, stata sì, il sì. Che mio primo punto di riferimento. Cioè, proprio. bello. La cosa bella è che in tante cose io mi sono rivista in te. Cioè, in tante cose mi rendo conto di essere simile a te. Siamo un po' quelle persone che così a primo acchito possono sembrare fredde, distaccate, e invece poi ti rendi Sì, conto che, almeno nel mio caso, io ho trovato una persona di una grande sensibilità, quale tu sia. no, siamo state Nella bellissime. vita bisogna, io credo che nella vita bisogna veramente Conoscere le cercare di persone prima di capire le giudicarle, quello persone, sì. assolutamente, Sì. cercare di capirle, avere la voglia di capirle, cosa che ho fatto io con te. Quindi tu sei la mia The Queen. The Queen and the Queen, vedi? Allora io dicevo, quando ho detto che la mia mamma, no, ha detto io voglio Ah, che sì, vinci, sì, voglio che vinci tua Licia. mamma. Dico mamma, ma l'hanno appena mandata fuori. Ma come? Dice no, ma a me piace tanto Licia. E poi pensa che c'è qualcosa che mi ricorda te, Licia. Ah sì, come per dire che abbiamo qualcosa di simile, che poi siamo totalmente diverse, però c'è qualcosa che vi unisce. Allora, un'altra cosa che ci unisce? La ginnastica. Pedaliamo? Ok, quanti minuti? 20, siamo due precise, rompi i coglioni. Allora, quanto pedaliamo? Poi lì, l'orologio non ce l'hai. Ci fidavamo un po' Aspetta, di noi quell'orologetto. partivamo da 20 minuti, poi ci guardavamo, ma siamo sicuri? 15, 20 no, minuti? siamo Facciamo un 10. altro po'? Vai, allora così. Io ancora adesso, no? Faccio gli addominali. Eh no, adesso mi mancano gli addominali Nunez. Avanti. Addominali Licia e vado. Certo. Adesso faccio, guarda, li voglio fare, li voglio mettere online perché me l'hanno chiesto un sacco di persone, a parte mia sorella che mi ha detto scusa, ma
Quante volte mi hai promesso che mi mandi questi addominali? Sta serie di addominali? Niente, mi ha mandato un tubo. Ha detto, te li fai solo te? Eh no, bella. Aspetta, noi E facevamo quindi niente. addominali, squat e plank. Squat, mamma mia. Sai che adesso ho mollato un po' sul plank, devo ritornare. Ah, io Bisogna no, troppa fatica. ricominciare, ragazze. Allora, Troppa aspetta. fatica, adesso stiamo qua a faticare nella casa, ci Hai abbiamo da fare capito? questo, ci abbiamo da fare quello, ci abbiamo da fare. A me le giornate mi passano così. Tac, dici che hai fatto? Lo so, lo so. Allora, aspetta, leggiamo un po' qui. Sì. Vabbè. Andrea Sanna. Ok, sono gli addominali nostri. Allora, Alicia Nunez, la personal trainer di tutte. Allora. Soprattutto di quelle che avevano voglia di farlo, di fare ginnastica. Che Allora, vediamo un cavolo. po'. Allora, ragazze, qui noi vogliamo, anzi, ragazzi, tutti vogliamo soltanto divertirci e non fare polemiche o altro. Io e la Rita vogliamo Non soltanto vogliamo parlare divertirci. male di nessuno? No. Non vogliamo parlare male di nessuno? No, mai. No, Ma proprio assolutamente. questa cosa qui mi dà un po' fastidio. Tac, guarda, ah, come mi sento meglio, mi sembra di respirare. Eccoci qua. E Quindi, quindi, tanto per parlare bene di qualcuno, avanti. allora, No, innanzitutto tu ti scherzo. ricordi che dovevi mandarmi il numero di Barbara Alberti? Te l'ho mandato? Ma dove? Te l'ho mandato Ma con un dove? altro telefono, che è il mio cellulare italiano. Sul tuo, però c'è un Sì. altro telefono che tu vedrai che non conosci, è un cellulare italiano 392, è il mio. Ah, va bene, ok, allora E devo quindi ti ho mandare. mandato il numero di Barbara. Va bene, ok, Sì, perché sì. Del Barbara faceva parte, insomma, era il nostro gruppo. Senti, che gruppo. peccato che Barbara non sa usare il telefono così, che non possiamo fare una diretta con lei, che ridere. Io me le faccio comunque, vabbè, non le vede nessuno. Mi faccio delle risate, va delle risate, guarda. È Ma tu hai visto troppo la forte. clip che io ho postato sul mio profilo Instagram, quando lei improvvisamente si alza nella camera e fa il diavolo, si è impossessato Sì, no, vabbè, ma lei è una comica, lei è adorabile, io l'adoro, guarda. Ho fatto in tempo ad andarla a trovare 2 volte. davvero? Sì, allora ti devo raccontare questo perché fa troppo ridere. Allora, arrivo vicino a casa sua, vicino alla Bene. rotonda dove lei ha c'è una piazza e c'è un fioraio meraviglioso, con dei fiori meravigliosi. Allora vado lì e dico, senta un po', un bel mazzo di fiori, mi raccomando, importante, freschi, per tuo suocero? Dico, sì. Come per tuo suocero? Dico, sì, come l'hai indovinato? Allora, ad un certo punto, ho detto, sai, come per dire, c'ha paura di far brutta figura con la suocera, mi fa questo mazzo di fiori meraviglioso. No? Allora vado a Barbara, felice, che fiori, che fiori. Poi il giorno dopo mi manda il messaggio, dice, non sai, la casa piena di fiori, così. Poi allora Barbara dice, vieni a cena, dai che c'è un po' di chiacchiere, abbiamo un po' più di tempo, così. A ripasso sempre dallo stesso fioraio, no? La sera, nella stessa piazza. Dico, scusa, le dico, dovrei comprare i fiori. Sempre per tua suocera? Certo! No, guarda, mi ha fatto morire da ridere, poi mi ha raccontato tutto, invece la suocera sua, che è una iena, che è cattivista. No, dico, mia suocera è brava. Allora, Barbara, sei, sono andata lì, gli ho detto, oh, mi ha detto sempre per tua suocera? Allora lei ha detto, domani vado e dico, io sono la suocera. Un Grande, ragazzo simpaticissimo, guarda, non vedo l'ora che ci grande possiamo muovere, che devo andare di nuovo a prendere i fiori da lui, è troppo simpatico. Barbara. Sì. Barbara è un'altra persona con cui, cioè, avevamo veramente un legame speciale. Ah, beh, ti Io credo, e è una persona Barbara, unica. Eclizia, io te. Ah, oh, Clizietta, dove sta la nostra Clizietta? In Sicilia, in Sicilia, E se c'è da capito? aspettare, Paoletto. Ah, povera Paoletta, vorrebbe volare proprio, sai, come nel, non lo so, via etere, via qualcosa, come un astronauta volante, non Ma non so, si può. Ma non si può. Forse a maggio, io gli ho detto, forse il 3 maggio apriranno qualcosa. io Così, me lo mamma mia, auguro. non vedono l'ora, non vedono l'ora di incontrarsi. Anche perché, guarda, queste cose così tirate, 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 ti lasciano un senso di insoddisfazione. Perché prima pensavano, ok, però fuori dalla casa faremo. Certo. Poi, adesso la stessa cosa, che Fuori dalla casa beffa. faremo.
faremo sì perché due adulti, dopo i baci, qualche cos'altro. Senti, ma ti sono mancata poi in tutti gli altri giorni, visto che io sono arrivata, insomma, sono fatta 90 giorni in quella casa. Sono mancata Mamma un po'. mia, ma certo, ma certo. Certo, ma che Sono stai scherzando? state Tantissimo, sì. No, io devo dire la verità. Allora, sì, dico la verità, sono uscita un po' presto perché, beh, per una serie di situazioni che si sono create, eccetera, eccetera. Però ti dico la verità, che avrei fatto con il mio carattere, fatica. Io non so se io vivo bene dove non ci sono le tensioni. Cioè, io posso litigare. Posso litigare nel senso così, normale del termine, posso avere qualcosa da dire oppure, cioè, se una persona mi dice, rispondere, però preferisco risolvere e poi finito. Non mi piace rimanere nella tensione, non mi piace stare in una casa dove c'è qualcuno che come passi ti guarda così. Non mi piacciono le cose irrisolte e quindi lì quelle tensioni così mi davano molto fastidio. Io ho detto la sincera verità quando sono uscita. Io penso di essere stata immediatamente presa di mira come una da eliminare, cioè come un pericolo. Anche perché io sono partita molto tranquilla nella casa, mi sono messa subito a disposizione, poi mi sono messa appunto a cucinare. Ero anche molto occupata a cucinare, perché cucinare, io non ho mai cucinato in vita mia, però voglio dire, cucinare per 20 persone, Vero, cioè. È verissimo. impegnativo, cioè è difficile fare le cose anche buone perché ti ricordi a volte facciamo le minestre e dici ma qui è pochissimo, aggiungiamo due patate. Sai che mi sono comprata, come si chiama quello? Quell'affare che fa Vabbè, drrr, sì, quello che avevamo all'interno della casa lì. allora ho detto pronto, no, volevo quella cosa che avevo nella casa che faceva tutte cose della casa. E quindi voglio dire, no, mi sono messa lì tranquilla, a disposizione, eccetera, eccetera. Poi no, mi sembravano tutti simpatici, tutto così. Però poi è chiaro, fa parte anche del gioco che si creano delle tensioni, si creano un po' più gruppi, si creano. Però allora, qual è la differenza che ho capito adesso? Ho capito di aver fatto tantissimi errori. E cosa ho capito però che può avvantaggiarti moltissimo il fatto di aver già fatto un'esperienza del genere, perché se tu non hai fatto questa esperienza parti troppo ingenuo, cioè io ero proprio nelle nuvole, Allora, nel capito? senso che chi ha fatto un'esperienza simile conosce già le dinamiche del gioco, intendi quello? Sì, invece tu, io ero molto tranquilla, io ho detto io vado d'accordo con tutti, tratto bene tutti, non faccio del male niente a nessuno, cioè io quando ad esempio mi hanno nominato ad esempio Antonella, non c'era veramente nessun motivo perché mi nominasse. E lì, infatti, mi ha fatto dispiacere per Antonella solamente per un motivo, perché io, da quando sono entrata nella casa, ho cercato di essere adorabile con lei, ma più di gentile, più di carina, di più. Proprio perché ho detto, ma questa ragazza che ha questo dentro, questa cosa, questo fuoco che deve tirar fuori ogni tanto. Dico, ma vediamo, cerchiamo un attimo di capire, eccetera, eccetera. Io sono stata amorevole con lei, ho cercato sempre ad assecondarla e a ordinare le sue cose. Poi ti ricordi anche quando mi aveva chiesto, lei non riusciva a dormire, aveva grande difficoltà a dormire e io dormivo nello blò con Clizia. E Certo, mi ma aveva chiesto di cambiare, ti ricordi? E io ho detto, vabbè, certo mi dispiaceva perché io ci dormivo bene, però dico, vabbè, che posso fare, poverina, se sta sì, lo così. ricordo. Tanto che abbiamo parlato tutte e quattro insieme. No, poi Vero. io ho convinto Clizia perché Clizia non voleva assolutamente cambiare, però poi invece anche Clizia, insomma, ha detto va bene, facciamo questa cosa. E poi invece la sera che dovevamo cambiare non ha cambiato, non mi ha chiesto niente, non ha voluto più. Allora Clizia mi dice scusa, ma non devono venire qua. Dico sì, ma non dicono niente, non lo so, Ma boh, non lo so. io non volevo entrare nell'oblò per una questione di No, mi tu no, tu soffocava certo. la quindi Sì, perché è io molto non piccolo, cioè visto con le telecamere sembra ancora più grande, ma dentro è il letto e basta, cioè non c'è niente. E quindi però lei no. non me l'ha chiesto e ho capito che c'era qualcosa che non andava. Infatti poi la notte, quando siamo incontrate al bagno, lei mi ha detto, sai che ti ho votato, mi dispiace, mi sono pentita, eccetera. Però ho capito che
Allora, era come una beffa, come mi voti. Io sono stata così carina con te che ti ho voluto dare anche addirittura la camera da letto, il mio letto, eccetera. E te lo prendi anche? Cioè, ha detto, Certo. aspetto qualche giorno, me lo prende. E poi non se l'è preso neanche, non è neanche più andata. Che È vero. peccato, sì, peccato. Comunque, vabbè, c'erano delle cose degli errori che si fanno, che non rifarei Ma se sai cos'è? dovessi Sai qual è la rifare verità? un'esperienza. Alla fine io e te siamo entrate, ma siamo entrate senza adottare una strategia. Cioè, Sì, siamo no, senza entrate, strategia, chiaro. cercando di essere noi stesse, basta. Eh Quindi certo, sì. è normale che è ancora più difficile stare in un contesto del genere, vivere una condizione surreale come quella, cercando di essere se stessi. Chiaro. Perché alla fine, se entri adottando una strategia, hai un copione. E quindi segui quel Sì, è più copione. facile. È più Sì, è più semplice. facile. Noi alla fine abbiamo scelto la cosa più difficile, perché essere se stessi in una condizione anomala è veramente difficile. No, ma io che sembro, poi ho questa immagine, chiaro, chiaramente essendo una businesswoman, un'imprenditrice, ho questa immagine un po' fredda, sempre questa immagine molto in controllo, glaciale, fredda, eccetera. Ma anche perché se fai questo lavoro, se fai il lavoro di business, che sei un imprenditore, sei un capo, cioè se hai un'immagine così, ma chi te dà retta? Chi ti crede? Chi ti dà dei soldi? Non ti affida niente nessuno. Quindi chiaro che hai questa immagine così. Però poi dietro sono un'ingenua, una super ingenua. Infatti l'hai visto? Sono entrata un'ingenuona, Sei tranquilla lì. una Quello è un gioco. cucciola, sei È una un... cucciola, è Sì, io per questo che ti piace. una cucciolona. Nina, a Nina proposito di Santucci. cucciole, dove sta? Qua la cucciolona. Nina è innamorata di mio figlio. È innamorata di Mario. Ha Dai, scoperto fratello. Capito? Allora se c'è fratello in giro, lei si ma mette, dai. capito, attaccata alla porta perché vuole andare da fratello. Mi sa che Eh ci sono tutti innamorati di Mario, sì. di quel buono di Mario. Vabbè, l'amore, sì, l'amore. Dolce, Dolcissimo. caro. Certo, è come un lupo in una trappola, non è mai uscito, non è mai, capito? Quindi chiaramente sta sempre intabarrato. Computer, cose, amici, questo, fidanzata, fidanzata, Ma tu lo sai che sempre. io ho ancora la tua maglia nera trasparente? Sì, lo so, che l'ho vista, che dolce. Ho detto speriamo che gli porti tanta fortuna. Vabbè, era un po' come avere un pezzettino di Magari terra. dipendesse solo da quello. Se dipendeva solo da quella, avevi vinto. È vero o no? Lo so, sì. Comunque è Perché stata una valeva bella tutto. avventura, è stata una bella emozione. Ah, Sì. per te qual è stata la più grande emozione? Cioè, se tu pensi a questa avventura, da quando hai parlato con Alfonso e ti è stata proposta questa cosa? Che Ok. per me, ad esempio, è stata in giugno dell'anno scorso. Ecco, e poi fino a quando sei uscita, qual è stato il momento più emozionante di tutto? Qual è stato il momento, non so, che ti rimarrà, è come uno shock? Allora, ce ne sta. Allora, guarda, ce ne sono due di momenti importanti. Il primo è stato l'aver festeggiato il compleanno all'interno della casa, il primo marzo, Mamma mia, quello fa perché in effetto, realtà io l'avevo sognato prima di Natale, cioè eh? avevo No. sognato, sì, di festeggiare il mio compleanno all'interno della casa, ma soprattutto di ballare su un tavolo di legno. Quando io sono entrata l'8 di gennaio, Hai visto il tavolo di mi legno? sono Hai detto subito girata a qua. sinistra, ho detto no, c'è il tavolo di legno. E io avevo sognato proprio Mamma. di ballare su quel tavolo e ovviamente il primo pensiero, l'8 di gennaio, al primo marzo ci volevano 2 mesi. Mi sono Chiaro. detta proprio una questione, un flash, mi sono detta, se riuscissi ad arrivare al primo di marzo a festeggiare lì il compleanno. Ed è stato così. Cioè, ho festeggiato il mio compleanno lì, ballando sul tavolo Che la bello. canzone di Malgioglio e mi No, sono innamorata di tuo marito. mi sono Pazzesco! innamorata di tuo marito.
Sai che Angelo Perrone, che è il mio, vabbè, è amico mio del cuore, però è il mio manager, e lo sai che lui ha suggerito, cioè lui ha trovato per Maggioglio questa canzone che era stata fatta dalla Spac negli anni 60, penso, e gli ha detto: ma perché non fai questa canzone? Guarda che potresti fare un successo enorme. Ed è stato lui che gliel'ha detto. Quella canzone è pazzesca. Sì, pazzesca, pazzesca, molto carina, sì, molto di... è stato un bellissimo successo. È un bellissimo successo. Io l'avevo chiesta per l'occasione e cioè, è andato tutto come il sogno, incredibile. E poi la seconda, beh, la seconda, insomma, situazione che mi ha, sì, che mi ha emozionato, Emozionato. che mi ha toccato profondamente è stata, non so se tu l'avevi già fatta, la famosa linea della vita. Ah, quella, la linea della vita. Ah, vabbè, quella è pazzesca, sì. Però non lo so, anche in quel momento io non ero così al 100%, nel senso ci sarebbero state tante cose ancora da dire o altre magari cioè qualcosa da dire che Tu può, è l'avevi fatta qualcosa la linea della che... vita? Non Sì, l'avevo fatta, sì, me lo certo. ricordavo. Quello sì. E invece ti dico, io ti sorprenderò. Qual è stato il mio momento magico, il momento che mi ha emozionato più di tutto? All'interno della casa? Allora no, e da quando ho parlato con Alfonso, Sì. vabbè, ho parlato con Alfonso, poi dopo sono entrata come in un turbine, fino a quando non ho deciso, sono entrata come in un turbine dopo, e come, non lo so, una gravidanza, un frullatore continuo, poi dopo ci hanno spostato, doveva cominciare a novembre, ti ricordi? L'hanno Certo. spostato a gennaio. Allora è stato un... sono stati mesi terrificanti perché la testa andava sempre lì, andava sempre lì, andava sempre lì. E ok, ma il momento per me più emozionante di tutti è stato quando le valigie erano pronte, Ok. io ho salutato tutti e la macchina mi è venuta a prendere Sì. e ho lasciato il telefonino a casa, ho lasciato tutto a casa, ho baciato mio figlio, ecco, mia sorella, mio gatto così. E sono entrata in questa macchina con l'autista che mi ha portato nell'albergo, dove il famoso albergo dove siamo andati in ritiro due giorni Certo. prima di essere portati all'interno Tu della non casa. avevi portato il cellulare? No, niente, niente, Lasciato a niente, niente. casa. Senza, quindi immediatamente no cellulare, no televisione, no niente, una stanza d'albergo dove mangiavi, bevevi, dormivi e leggevi, mi sono portata dei libri da leggere. E dove guardavo dalle finestre se cercavo di vedere qualcuno, non potevi uscire dalla stanza, naturalmente. Beh, vabbè, lì, no, però quel momento, entrare nella macchina, entrare, andare sul raccordo anulare ed andare, questa macchina che andava, e poi non ti dicono dove ti portano, naturalmente è tutto segreto. E allora Certo. io guardavo queste insegne che andavano così, io dico, mamma mia, è veramente cominciato, è veramente vero, cioè, veramente lo faccio questo grande fratello. È stato Sì. bellissimo, è stata veramente un'emozione molto forte che non pensavo mai da donna, appunto, imprenditrice, un po' abituata a tante emozioni, anche un po' fredda rispetto a certe cose della vita, non pensavo mai mi avrebbero toccato così profondamente. Ma c'è Sì. stato per te anche un istante, un secondo, un minuto, quando eri in macchina, l'8 di gennaio per entrare in casa, quindi c'era la fila delle Ah, macchine. delle macchine, sì. C'è stato nel tuo caso un secondo, un minuto che hai detto voglio tornarmene a casa? Ok, No, no, ok. neanche un secondo ci ho pensato. No, sai perché? Perché è difficile, cioè è stata una decisione talmente lenta, cioè ci ho messo a decidere e dal momento che ho deciso, dal momento che ho preso una decisione, vado fino in fondo. E vado fino in fondo, poi certo, nella casa non sono andata fino in fondo, ma quello non è importante. L'importante, secondo me, No, io l'ho assolutamente. pensato sempre entrando nella casa. Certo, è Entrano delle bello i dinamiche, giochi, delle vincere cose. così, però e per me era troppo anche tutto il tempo. Non so, io non pensavo, ecco, da prima di riuscirci. Questo no, però quello che mi sono prefissata era di essere coerente con me stessa, di cercare di far conoscere il più possibile Rita per quello che è, per quello, per
Perché io poi, sì, sono così, però sono poi una caciarona, ironica, un po' comica, mi prendo in giro, prendo in giro. Insomma, sono una persona che si lascia anche molto andare, no? E allora questo, quello che era il mio purpose, come si dice, lo scopo, lo scopo. Non Lo per scopo mio era farmi conoscere per quella che sono e una persona come tutti. verissimo. È una persona che ha anche una parte infantile molto forte. Ecco, quello penso di averlo. Una parte, anche a volte mi scrivono, no, su Instagram, dice: "Ah, ma non ti sembra di essere un po' sciocca? Ah, ma non ti sembra di essere..." Sì, sono proprio sciocca, mi sembra proprio di essere sciocca, però lo voglio anche essere, perché se non sei un po' sciocchina, se non sei un po', se non ti lasci un po' andare, non ti puoi, è come se non ti puoi mai divertire, non puoi ridere, non puoi, non voglio essere sempre rigida come un soldato, perché già lo sono e lo sono sempre stata, capito cosa voglio dire? Ma il Cioè Grande voglio essere me Fratello, stessa. partecipare al Grande Fratello è anche viversi momenti di leggerezza, di spensieratezza, recuperare anche momenti dell'adolescenza che magari non sono stati vissuti come avremmo voluto È noi. Il vero. Grande Fratello è anche Sì, è quello. anche un gran riposo, tra virgolette, perché al di là di quello che hai da fare come compito, però siamo in tanti a pulire, a fare. Quindi poi alla fine stai bene, stai tranquillo, hai tanto tempo per te stesso, per curarti, i capelli, tutti gli impacchi che ci facevamo, ti ricordi? Mamma mia, sì, tutti i nostri impacchi, le nostre creme, le nostre cose. C'erano tutti i prodotti buonissimi, quindi spray, questo, quello. Mi piaceva avere tempo per tutte queste cose così. No, Cose che nel nostro quotidiano non abbiamo proprio tempo per fare tutte le perché dici dopo, poi dopo devi fare quello, allora dopo, però dopo, allora dopo, e dopo, insomma, alla fine salti, capito? cose. E lì invece noi saltavamo. Ma anche provare i trucchi di Claudie, Sì. tutti gli sponsor che avevamo. Noi alla fine abbiamo, io non so se hai notato, ma alla fine ho iniziato a giocare con la Nintendo, con la console. Sì, sì, Abbiamo, sì, sì, sì. sì, vabbè, certo, Alla perché fine ti truccavi anche meno, verissimo, no? Sì. verissimo. Sì, ho Alla fine iniziato. ti truccavi anche meno? Sì, Sì. perché all'inizio uno parte con tutti questi entusiasmi, eccetera, poi invece incomincia un po' come si assesta, è come nella casa, è come a casa tua, voglio dire, Sì, come nella trovi vita, la tua no? dimensione, trovi un Sì. tuo equilibrio e poi magari capita che in alcune clip ti rivedi e allora a quel punto vuoi essere il più naturale possibile, anche in quello, anche nel trucco. Mamma mia, no, vabbè, quando ti rivedi certi confessionali oppure certi momenti nella casa, ti puoi sparare, dici, oddio, allora che faccio? Cioè, apro la finestra e mi butto? No, è che lì serviva tipo Facetune, una sorta di Aiuto! filtro, qualcosa. Mamma mia, scusa. Io per quello, guarda, anche nella vita, cioè in Instagram normale, io non uso filtri, sai perché? Perché non, prima di tutto sono poco tecnologica, l'hai capito. Però a parte quello, sai che cos'è? Che penso, allora fai filtri, 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 poi ti vedono e dici, vabbè, ma dove sta? Cioè tu chi sei, scusa, quell'altra dov'è? No. Allora tanto vale essere come siamo. Sì, un po' meglio, è chiaro, uno un po' di luce, un po' di make-up, questo, ok. Però Amore, ma per il questo resto... accade quando sei consapevole di quello che sei, quando comunque non hai più, hai solo certezze e quindi non devi nasconderti. Io sono di questo parere, cioè puoi Sì, mettere. beh, ma anche perché oggi dove ti nascondi? Pure se ti vuoi nascondere, ti nascondi da nessuna parte. Chi vogliamo salutare dei nostri amiconi? Vediamo un Chi po', io mi vogliamo devo avvicinare salutare? perché ad esempio io non vedo una mazza in tutto Ah sì, questo, a chi lo allora. dici? Io Ecco appunto, invece vedo proprio alla va benissimo. grande. Allora aspetta, aspetta, aspetta. Qui dicono anche Licia è poco tecnologica, quindi sì, io e Rita fantastiche da questo punto di Disastro, fra tutti e due un disastro allora. Ci manca Allora, Barbara, guarda, poi sì, proprio, infatti è però vero. anche, sì, però anche Clizia che è tecnologica, ad esempio, per l'altro giorno, allora, ma che, ma Rita dove sei? Rita dove sei? Io proprio 600 ero in linea, no? Io, hello, continuavo ad andare, hello, e lei, dove sei? Chissà se Rita ci sarà con noi, aveva detto Rita, hello, palloncini, cose, cuori, quello, dico, vabbè, ma... Allora, tutte queste Pure cose. Eclipse, allora, vabbè, Avremmo bisogno fantastico. di tecnici, Sì, capito? dovremmo fare tipo, avremo bisogno Adesso di non si può. tutorial qualcosa. Sì, Allora, vediamo un po'. 100%. Allora, vediamo un po'.
Vabbè, siete dolcissime, Rita e Licia, sono d'accordissimo. Bacio a chi dice che siamo dolci. A proposito di dolci, lo sai che ho fatto? Per la prima Fatto? volta ho fatto, mentre, prima di prepararmi a fare questo, la pasta della crostata. Però poi io pensavo di infornarlo, ho già scaldato il forno, tutto, poi leggo, deve stare un'ora in frigorifero, un'ora in frigorifero. Ma come? Allora ho messo in frigorifero, ho chiuso il forno, dico vabbè, quando sarà, sarà. Si Quando metterà. sarà? Ma Una sì. crostata di Nutella, perché la Allora, marmellata non ce l'ho. ma una crostata di Nutella, vabbè, ok, va bene. È Ragazzi, gelato. qui scrivono delle cose compromettenti, eh? Tipo, tipo. Tipo c'è Mariangela Trovato che dice: vorrei essere il testimone di nozze. Ma Ma cosa? Qui nozze, mamma mia, Lo nozze so, lo so. proprio. Perché qui, capito, qui la mia Qui c'è Barbara che generazione. arriva con l'Ugutiedu, capito? Con proprio. Lo so, però è stata una delle domande illo tempore di Alfonso in merito. Che ne pensi dei concorrenti che parteciperanno al Grande Fratello? E quindi io subito questa dichiarazione mia, Rita Rusic, il mio sogno erotico. Quindi poi è andato tutto sulla scia della mia dichiarazione. Sì. Lo so, Rita, è così. Oh sì, dice Allora, vediamo. sì. Allora, Licia, mi Che saluti, Licia, sei dicono le tu. nostre amichette? Allora, qui, allora, salutiamo Maddi che dice vi amo, poi, Ah sì. sì. Vedi, le catenesi di Licia Nunez, il sogno erotico di Licia Nunez, vedi? Mamma mia. Uffe. Ricordiamoci che dobbiamo fare anche gli auguri a A chi? Fernanda Alessa, perché domani è il suo compleanno. Ma No, che Alessa, bello! anzi, È un Fernandina. ariete! Fernandini e Luca. Fernandini e Luca, perché oggi sono 3 anni, festeggiano 3 anni del loro matrimonio. Di matrimonio, che bello! Sì, sono bella coppia unita, Bellissimi, Sono bellissimi, simpatici, bellissimi. adoro. Anche Allora, coi cani, tutto come noi, vedi, abbiamo tante cose in comune. Pure i pagnolini. sì, abbiamo anche quello. Ma che mi prepari poi quando ci vediamo? Il primo pranzo insieme? Ci hai già pensato, Rita? Qualcosa di molto dietetico. No, per carità. No, ti preparerà qualcosa di buonissimo. Ah no, lo sai che mio figlio è impazzito con il pesce fatto alla palermitana e anche le milanesi fatte alla palermitana, così? O merluzzeddu? Sì, ho fatto, no, l'altro giorno ho fatto, no, adesso mi sto sbizzarrendo, pesce, cose, forno, Comunque con Fernanda ti tutte le manda un zucchine cuore, messe sopra, tutte cose. eh? Ah Ogni Fernanda ti sì, manda un cuore, Fernandina, I eh? Ogni love Fernandina. you. Bella. I love Oh, Fernanda. che dolce! Io le mando anche. Yes. Simpatica. E Povera, quindi che quando mi stava male, prepari? Non ho guarda, non me lo capito. scorderò mai. Allora, ti preparo quello che vuoi. Vuoi una carbonara? Carbonara milanese e tirami su? Cioè, Sì. vuoi proprio fare, cioè, uscire di qua strisciando? E il pomeriggio ci facciamo gli addominali. Ma non penso dopo quella roba lì. Tutte uova, 100 uova sullo stomaco. Però Sì. buono, dai, Vabbè, se buono. proprio dobbiamo usare, andiamo con la carbonara della Rusic. Buona, dai, carbonara è una mia specialità. Senti, c'è Antonio Zechila qui che ci manda cuori. Non so se stai guardando. Antonio, ciao, sai cosa io voglio fare ad Antonio Zechila. invece? Antonio, una cosa, beh, la carbonara piace, milanesine, le milanesi e le patate al forno pazzesche, sono diventata la numero uno per le patate al forno, eh. Bene, bene, Sì, io non le bene. faccio a tocchettine, le faccio a rotelle, però a rotelle così, favolose. Ma il tiramisù chi lo prepara? Lo prepari te? E certo, Ok, qua tutto tutto te. fatto in casa, cara. Sono diventata una casalinga stradisperata, anche, non una casalinga felice. Casalinga, stradisperata, Sì, ma stradisperata. questo pranzo io, te
Nina, JL e tuo figlio. Uffi, con le cagnoline, eh sì, E tuo anche figlio loro, quei piccoli Mario? milanesini. Beh, loro anche le milanesine le vogliono, Appunto. Allora, sì. tiramisù alla Nutella. Aspetta, vediamo un po' che cosa scrivono. Nina! E la Ragazzi, vedi questo là dietro, la Nina? La vedi là dietro, la Nina? Guarda dove sta. La vedi lì? Eh amore, sì. sì, ma se queste chiacchierano io mi Amore, accomodo. Nina. Mi stanno annoiando con tutte queste chiacchierone. Qui mi stanno chiedendo se anch'io so cucinare. Vabbè, ragazzi, sì, Sai le so cucinare? cucinare, Sì, certo. cucinavi anche lì. Sì, però nella casa sono state molto dietetiche, cucinavamo sempre tutte verdure, cose, questo, quello, quello, quello. Però ci ha fatto bene, Rita, quando tu sei andata via, praticamente io mangiavo pasta 4 volte a settimana. Cioè, ti eh? ricordi che non No! mangiavo più pasta 4 volte a settimana? Sì. E come mai? Mangiavo pasta perché, a parte che mi allenavo di più e quindi avevo bisogno di mangiare carboidrati, ma poi Per perché... essere felice, per perché essere più felice, carboidrato aiutava molto di più. carboidrato dà tanta felicità, è vero. Un po' tipo, sai, mens sana in corpore sano, quindi il Chiaro. carboidrato serviva alla testa. Carboidrato è Nutella, anzi crema di nocciole. E quindi No, sì. Quattro. gravissimo, Poi è entrata gravissimo. Teresanna da buona napoletana e quindi ha iniziato a prepararmi dei primi pazzeschi. Allora, Ah, brava, è brava, è simpatica Teresanna. Non molto, l'avevo molto. mai conosciuta di persona, l'ho conosciuta con Zoom l'altra volta quando ci preparavamo appunto per fare i collegamenti con il GF. È molto carina, molto simpatica. Molto. È una delle persone con cui Hai ho legato di più, ho visto. Sì. legato tanto, e poi è una delle persone che, come te, mi piace sentire nel mio quotidiano. E Bello, moltissimo. napoletana di E tu, a parte cuore, dai. l'amicizia, chi senti? Vai, che ti saluto. Questo è un momento di gelosia. Clizia te la concedo. Poi. Sì, Clizia, poi adesso ho scritto Fernanda, e Paolo, ci Barbara. scriviamo con Ah, Montovoli. ma dai, Andrea. Sì, con Andrea comunque simpatico, Michele qualche volta, allora con chi sto dimenticando? Ci siamo scritti con Patrick, Ma non crederai a no, questa notizia. ma dai, Sì, questo è un gossip. è un gossip Cavolo. 100%, perché uno degli autori di Grande Fratello mi ha scritto: Patrick mi ha chiesto il tuo numero, glielo posso dare? Certo, io ho detto, perché no? Quindi niente, quindi mi ha scritto perché era contento, perché mi ha sentito parlare ed era contento per delle cose che avevo detto di lui, perché in fin dei conti, al di là di quello che è stato il suo percorso nella casa, di quello che ha fatto nella casa, eccetera, Chiaro. senza giudicare quello, voglio dire, io mi sono poi sempre pentita di averlo votato. Non tanto la prima volta, perché la prima volta è stato un caso, nel senso che era come dire, sai, chiudi gli occhi e butta lì un nome. Io non conoscendo, vivendo negli Stati Uniti da 10 anni, quindi non conoscevo nessuno di loro, praticamente. Quindi, sai, lì era come dire, ok, mi fate scegliere fra qualcuno che, insomma, non conosco. E lì già era terrificante farlo. Però ho detto, vabbè. Però mi è dispiaciuto molto votarlo la seconda volta. La seconda volta ho sbagliato, non dovevo farlo, non l'ho fatto di cuore, l'ho fatto di testa e ho sbagliato. Perché ho pensato, non volevo votare Carlotta, che invece volevo realmente votare. Sì. Però non ho voluto perché dico, è giovane, c'ha tutta la vita davanti, la sua carriera, è una giovane ragazza, le donne non votano le donne. Cioè, nella mia testa mi ero fatta tutto un filmino e invece ho sbagliato perché lei, in fin dei conti, era... Non era così dentro nella casa fin dall'inizio, e quindi poi infatti è uscita, si è ritirata. Era molto E provata quindi, lei all'interno della casa. sì, però non è che l'avrei votata per quello, l'avrei votata per altre cose che non mi piacevano, cioè, però Patrick non se lo meritava, cioè, dico la verità, la seconda volta che lo poi magari più in là l'avrei votato, non lo so, però lì è stato un voto, cioè, mi è dispiaciuto, ecco, mi è dispiaciuto perché nella realtà non aveva fatto niente per poter essere votato. E quello è brutto perché ti dà fastidio quando sei votato e non c'è una ragione. Dà fastidio. E quindi Certo. niente, lui mi ha scritto, mi ha detto, ah, mi ha fatto piacere,
sentire questo così così, spero che possiamo essere amici. E però è stato, l'ho trovato anche doveroso, perché un po' quella cosa lì mi aveva dato fastidio. Poi lascia perdere tutto il resto del percorso, non posso giudicare perché non ero dentro e quindi non so come mi sarei comportata, cosa sarebbe successo, eccetera, eccetera. Per quello era una cosa che mi aveva. Tante dinamiche sono poi cambiate, insomma, più passava il Sì, ho tempo, visto, certo, ho visto, eravamo ho visto. sempre di meno Sì. come all'interno della casa, come concorrenti, quindi è normale che poi tutti avevano Mamma mia, l'obiettivo di arrivare sì. fino alla fine, insomma, di Sì, arrivare in finale e certo. quindi si creavano anche degli attriti inutili, anche su Sì, cose chiaro. veramente banali. Poi alla Sì, fine, chiaro. insomma, le motivazioni tu le davi a seconda ormai di quelle che erano quegli attriti, quelle situazioni che si creavano all'interno della casa, anche cose Chiaro. veramente utili come una, non lo so, come una busta di biscotti o altro, Ah che sì, mamma poi. mia, no, che non l'ho vista, litigate. Beh, certo, cose veramente banali, Sì. poi soprattutto con la situazione che si era creata, insomma, fuori del coronavirus e tutto, Sì, però. mamma mia, no. Comunque tu quando eri dentro non pensavi mai che fosse così, no? No. Nonostante tutto quello che ti è stato detto, nonostante tutto quello che vi è stato, cioè ogni volta questa cosa, poi vedere anche lo studio vuoto, vedere che poi Alfonso stava a Milano, non poteva venire a Roma, vedere me e Michele Basta in uno studio enorme, senza persone, così penso che comunque quello faceva effetto. Però mai poteva rendere l'idea di quello che c'era fuori, veramente, no? Assolutamente. Per Sì. quanto poi avessimo un aggiornamento costante sulla situazione del coronavirus, però finché non siamo usciti non abbiamo compreso veramente la gravità del problema. E quindi quando sei uscita, che effetto ti ha fatto? Rita, Terribile. un'immagine che non posso dimenticare. Comunque era già molto tardi quando appunto sono uscita dalla casa, quindi era tutta una situazione al buio con degli autori, delle persone della produzione che erano a 5-6 metri da te con mascherine e con guanti. Ah, sì, no, terrificante. Visto che cos'era uscire e vedere tutto quel buio, quel Sì. niente, quel Io veramente vuoto. alcuni volti non li avevo Non l'hai riconosciuti, riconosciuti, non li potevi riconoscere, tutti mascherati così. no, e poi il passaggio successivo, sai, quando tu esci dalla casa ma ancora hai quell'adrenalina Ah, della sì, della casa. tensione Sì, tu e sei tu stata pensi tanto di poi. andare in studio ma ti dicono che lo studio è chiuso e che quindi ti danno questa busta con all'interno una mascherina e dei guanti da mettere subito e ti dicono adesso ti danno delle indicazioni. No, pensi che magari stanno esagerando per Sì, un no, po' invece farti era così. effetto. Ti danno delle indicazioni e poi ti dicono adesso vedrai il tuo driver che ti porterà direttamente a destinazione, alla casa. Quindi Chiaro, finisce la chiaro. tua casa di residenza. Quindi finisce tutto così Chiaro. subito. No, è una cosa impressionante, no? Sì, no, e tutto questo dura, parliamo di pochissimi minuti, pochissimi No. minuti, il tutto concentrato in pochi minuti. E poi entri in macchina, riprendi, torni in possesso di quello che è il No, cellulare che non vedi da vabbè. 3 mesi, quindi No, no. batteria scarica ovviamente tutto, Chiaro. e poi stai lì che guardi dal finestrino e ti rendi conto che No, è non deserta, capisci. che Sì, c'è un non capisci, non capisci. silenzio anomalo, Certo. e dici ok, un attimo, calma, che sta succedendo? Lì veramente inizi a comprendere Beh, un po' a era comprendere. E stato poi il quello giorno dopo peggio, no? Poi sempre peggio, dopo, sì, giorno dopo sì. L'unica cosa che cambia è che praticamente dalla casa del Grande Fratello ti ritrovi nella tua casa, ovviamente con la persona che ami, e sì, con il cellulare ritorni a vivere anche il discorso della tecnologia, puoi sentire tua madre, puoi sentire le persone che ami, sì, e però sei ovviamente da intrappolato una sempre. reclusione ad un'altra. No, è scioccante quello, veramente scioccante. È Sì, un trauma. no, un trauma, un trauma. Speriamo che insomma non si debba mai più vivere una situazione come questa. Speriamo che veramente, non lo so, sia un.
Non lo so, è qualcosa di talmente assurdo, no? Talmente più grande di noi, talmente poi siamo talmente piccoli e impotenti rispetto a questo. E guarda Vero. che co guarda cosa ho qui sulla scrivania. Il cuore che ci aveva fatto fare il GF di solidarietà, vedi, per tutti i medici, gli infermieri, per tutti. Vedi? Bellissimo. Anche per tutti i nostri fan, questo cuore. È Che li vero. adoriamo. Li adoriamo. Comunque, in tutto E questo Zekila c'è scritto vi voglio bene. meno male, perché anche noi ti vogliamo bene. Zechilone nostro, con tutte quelle canzoncelle napoletane. Io mi sono fatta certe cantate con lui. Vero. Scullatissima, nuga piella con nastre grosse. Rusic No, un giorno ci dobbiamo meno, incontrare meno, tutti. Rusic Ah, meno, meno. meno far vedere, capito? Oh, Meno, Rusic Fabione, meno, due Fabione, parole. senti, Fabione Ah, insiste che che ci bisogna aspetta andare sull'ago lì di su. Garda. Sì, mamma mia, capirai, se non si possono fare le partite. Di calcio a porte aperte fino a gennaio, quando andremo al Lago di Hai Garda, quando c'è la capito? neve, prossimo anno con la neve proprio. Speriamo di no, speriamo che tutto passi presto, speriamo che si trovi un sistema, qualcosa, non lo so. Fabione con Piano piano, dai, cipolla e aglio, dobbiamo avere pazienza. Fabione con cipolla Sì, e aglio. grandi agliate, grande aglio e cipolla, che ti ho pensato dopo. Ho detto qui se fosse stato della cucina, Fabio. Aiuto! Aiuto! Allora, Che vediamo un ridere. attimo che cosa ci dicono qui. Allora, vabbè, qui mi chiedono di salvare la diretta perché hanno ragione, io non riesco mai a salvarla. Mi Allora, raccomando, no, salvala. vabbè, Salva la diretta, Licia. sì, salva, salva, salva. Ti dicono Licia, il tutti tuo. salva, salva che... Hanno ragione. Hanno già Licia, è il capito. tuo scrigno di terracotta. Che fine ha fatto? Ah sì, ragazzi, è vero, avete ragione, l'ho lasciato nella casa, quello che Vediamo un po' di avevo occhiali se sto costruito come la con professoressa. è Sì. là, Sta online. finendo il tempo, salva la diretta. La Rusic con gli occhiali. Sono una professoressa, attenzione. Imparerai anche a Rusic, salvare qui la con gli diretta. occhiali fai il Licia, leggi botto, la te mia lo dedica in dico. privato. Minuti si sta, fra pochi minuti si stacca e allora dobbiamo salutare. Scusa, siamo Rusic, con arrivati. questi occhiali fai il botto, Lalla. No, questi occhiali, guarda, sono 2,99, sai quelli lì proprio che te li tirano dietro. Dice scusa, No, tengo no, gli occhiali, boom. Anzi, ascoltami, ti danno gli questi, ti occhiali danno hanno il pure suo un perché, Rusic, gli euro. occhiali hanno il suo perché. Sono una professoressa. Senti Allora, scusa, che ridere, facciamo Lalla. una cosa, facciamo il finale tutte e due con gli occhiali perché me li stanno chiedendo. Aspetta, non mi Vai, ricordo dove li ho lasciati, li dovrei io trovare prendo da qualche questi, parte. io metto questi Vediamo un occhialucci po' così. dove ho lasciato i miei occhiali. Aspetta, Ragazzi, non vorrei spaventarvi così con questi occhiali. un attimo. Ragazze, Zechila, cosa mi ha scritto? La Eccomi. mia vita, tra poco la diretta si stacca. Salutiamo Sì. tutti i nostri amici. Guarda Antonio che dice che chic. Che chic Ma che quanto tu. sei bella Rita, Queen Quanto di sei bella Terracotta. Roma quando è sera. Che Ecco, e noi bella Roma, mia bella. chiudiamo in questo modo con gli occhiali, ovviamente, Occhialute. perché qua fai il botto con gli occhiali. Esatto, Non gliel'ho detto. Fa il botto nel senso che svengono tutti. Per carità, in boom! Proprio il botto così, capito? quel senso, Rita, in quel È proprio in senso. quel senso, E in sì, quel così non ci senso. vedo da Comunque una niente. cosa è certa, c'è veramente Ci fai rivedere le tanta. tette? Ti è meglio le tette degli Rita, occhiali? ti prego, Rusic, un Dice meglio pochino, le tette un degli pochino, occhiali. per favore. Anche perché io il massimo che posso far vedere qui, guarda, è il piccolo Teddy che ho qua. Uffi! Cioè, guarda, Ai! ho solo Teddy Ecco, io, a quindi, bello! ecco, Adoro! appunto. Appunto, quindi ti prego, Rita, Un meno, giorno ci facciamo meno. una diretta, sai di che parliamo? Un giorno facciamo una diretta e ci parliamo di Sì? cinema. Di cinema. Però non di cinema, di cose, come se dobbiamo far vedere che siamo bravissime. No, vogliamo parlare di attrici che ci piacciono, gli attori che ci piacciono, quel film che ci è piaciuto, quella commedia che ci è piaciuta. Tutte le cose così, molto semplici, terra terra, Assolutamente. Giusto. Sì, divertenti. Lo sono d'accordo, sono d'accordo. facciamo?
Ma io non mi riconosco con questi occhiali, adesso mi tolgo No, non sei subito. Scusa, ma chi figa. era quello? Guarda Antonia Ma chi Sirica era? che dice fighissime. Ehi, dai, Fighissime. Antonio, fighissime. Allora, Senti, salutiamo tutti. noi salutiamo tutti. Una Sì. cosa, allora, un dato di fatto è questo, cioè c'è tanta gente, Rosic del mio cuore, c'è tanta gente che ci ama. Questa Ma è la cosa. meno male, ma questa è una cosa bellissima e c'è tanta gente che amiamo anche noi. È vero, questa è la cosa più Abbiamo, bella. sì. E Bella, vabbè, bella. e allora noi vi aspettiamo per la prossima diretta dove parleremo di cinema, come ha detto la Rusic Sì, del ma mio cuore. Io anche vi di saluto. tutto, divertimento, entertaining. Sai cosa? E parliamo di cantanti che ci piacciono, di canzoni che ci piacciono, di film, di attrici, di attori, di Giustissimo. questo, di quello. Poi ne faremo una sulla moda. Sui Giustissimo. Giusto. vestiti, sulle cose che ci piacciono, su questo, su quello, su stacchi, tacchi, scarpe, Tacco 12 e sandali. oltre per noi. E poi Sì. io mi aspetto un pranzo a casa tua, un Sì. pomeriggio al cazzeggio, Ah, pomeriggio al voglio. cazzeggio. 100%. Sul terrazzo. Terrazzo con vista Roma mia bella. Sì. E poi, se mi viene bene la crostata, perché non so che è successo nel frattempo nel frigo, capito? Se è proprio stracongelata, non lo so. Se viene bene la crostata, ti faccio pure la crostata, oltre al tiramisù. Fantastico. Questo è amore, eh? È Ricordati, amore, Rosic. amore. Dopo faccio una foto, te lo mando. Intanto la foto, intanto la foto. Va Tanti bene. baci, a Tanti presto, tanti baci a baci a tutti. tutti. Ciao, amore mio. Ciao, 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 ciao. Ragazzi. Io nel frattempo do un bacio a tutti.